Signore Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 12 giugno. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Gli avversari e i nemici sono essi a cadere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengono dati due giovenchi, essi ne scelgono uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Scegliete un giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal, dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!». Ma non vi fu voce, né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: «Gridate gran voce, perché è un Dio. È occupato, è in affari o è in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisione secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora girano da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore, scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa due sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite quattro anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò al profeta Elia e disse: «Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose con la tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi. E questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse:
Il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola di Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo di te, solo in te è il mio bene. Moltiplicano le loro opere, quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alleluia, alleluia. Insegnami, Signore, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruissimi. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota e un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.